I think that one way to Penso che look uno at dei modi di considerare l'impatto della condivisione dei contenuti è di pensare un po' a come l'innovazione e la ricerca siano usati nel software e nella scienza, dove l'open source sta diventando sempre più importante. Penso che ci siano due modelli di innovazione. Ne abbiamo uno che sono le grosse compagnie e le loro strutture di ricerca. E quando i costi di produzione, i costi di distribuzione, i costi di collaborazione erano molto molto elevati, ci siamo affidati a queste grosse società e altre strutture di ricerca per generare nuove idee e innovare per noi. Ma ciò che Internet ci ha dimostrato è che piccole organizzazioni che sono liberamente connesse e la gente che lavora insieme su standard comuni possono generare un'impressionante quantità di innovazione e cooperazione e con costi veramente bassi anche in caso di fallimento. E penso che sia molto importante vedere che la maggior parte delle cose veramente importanti che stanno avvenendo nel settore dei software in questo periodo stanno nascendo da piccole aziende start-up e dal venture business invece che dai laboratori di ricerca delle grosse organizzazioni. E penso che in maniera analoga a ciò che si è visto per i contenuti, dove gli appassionati sono stati gli innovatori di Internet, stiamo scoprendo che c'è molta innovazione e creatività proveniente dagli appassionati a livello dei contenuti. E penso che mentre nel passato si rivolgeva lo sguardo verso i grandi studio e i grandi creatori di contenuti per quasi tutte le nostre innovazioni e i contributi nel settore dei contenuti, e mentre queste persone continueranno a dare sicuramente il loro contributo, come del resto le grosse aziende continueranno ad essere molto importanti nel settore dei software, penso che ciò che vedremo è che l'importanza dei contributi degli appassionati agli spazi riservati ai contenuti in termini sia di innovazione di stile sia di innovazione di contenuti, queste sono tutte cose importanti. E quello che permette l'open internet è la partecipazione di chiunque allo sviluppo di internet stesso senza dover chiedere il permesso, e chiunque ha la libertà di innovare. E in maniera analoga anche per i contenuti stiamo scoprendo la capacità della gente a condividere i contenuti con bassi costi nelle transazioni, e ciò è proprio che Creative Commons sta cercando di fare, è provare a fare in modo che gli utilizzatori condividano i contenuti e creino contenuti su quelli già esistenti senza doversi affidare ad avvocati e senza dover fare contratti per proprio conto, perché il permesso è già stato accordato, i contratti sono già stati stipulati. E perciò penso che uno dei modi di pensare a Creative Commons e a quello che lo spazio dei contenuti può sembrare è qualcosa di molto simile a ciò che le piccole imprese e gli appassionati hanno contribuito in rapporto al settore tecnologico. Spero che tutto ciò non sia stato troppo difficile da comprendere. Penso che dovremmo tornare indietro al passato, a come si proteggevano gli interessi delle grosse società. Penso che mentre da una parte sia molto difficile tecnicamente proteggere i diritti, e stiamo anche scoprendo che i diritti d'autore fondamentalmente sia un termine difficile da usare in Internet, per citare Lessing in qualche modo. Nel passato i diritti d'autore, quando acquisti i diritti d'autore, quando prendi un libro e lo fotocopi e cerchi di pubblicarlo, la legge sul copyright entra in gioco quando c'è una specie di sfruttamento commerciale in atto. In genere come utilizzatore ho raramente bisogno di fotocopiare questo libro per poterlo usare. Lo posso leggere, lo posso condividere, lo posso dare a qualcun altro senza farne altre copie. Il problema ma è su internet, se voglio mostrarti il mio lavoro, se voglio prestarti il mio lavoro, anche se voglio vedere i lavori che mi appartengono, sto concretamente facendone una copia. E perciò lo spazio legale in cui i diritti d'autore sono coinvolti è molto molto più vasto, e perciò mentre da una parte sta diventando tecnicamente più difficile gestire le copie, dall'altra parte sta diventando legalmente molto più ampio. E i diritti d'autore coinvolgono anche quello che definiamo il diritto degli utilizzatori, e perciò penso che la battaglia che vediamo è che abbiamo una legge che è stata fatta prima che avessimo comunicazioni a basso costo e creazione a basso costo, e da una parte hai i timori e dall'altra questa enorme capacità creativa che è stata in qualche modo limitata da questi stessi timori. E detto questo, penso che molte aziende produttrici di contenuti stanno cominciando a comprendere l'importanza della condivisione, e penso che stiamo progredendo molto velocemente. Ritengo anche che abbiamo alcuni ottimi esempi.
Perciò penso che abbiamo nessun diritto protetto, che è ciò che gli hacker sognano, tutte le informazioni devono essere gratuite, mentre d'altra parte abbiamo tutti i diritti riservati, che in qualche modo significa non puoi neanche dare un'occhiata a quei certi contenuti senza aver prima parlato col mio avvocato, senza l'acquisto e senza il permesso. E poi sia la maggior parte del resto di noi, che è in qualche modo intorno ai contenuti che io produco. Io sono felice di permettere alla gente di vedere fin tanto che mi venga attribuito il lavoro, e perciò ciò che stiamo cercando di fare è di creare un quadro legale e tecnico che permetta alle persone che vogliono che tutti i diritti siano riservati di coesistere con le persone che vogliono condividere alcuni diritti. E penso che ciò che stiamo cercando di fare a Creative Commons è di far sì che tutti abbiano una scelta. Se preferisci non permettere a nessuno di utilizzare il tuo lavoro, questo va bene, dobbiamo avere difese e modi di proteggerlo. Ma se ti piacerebbe condividere alcuni dei tuoi diritti, dobbiamo essere in grado di fornirti un quadro tecnico e legale in base al quale tu possa condividere questi diritti senza costi enormi, perché ciò che stiamo veramente cercando di creare qui è una comunità a basso costo per permettere alla gente di condividerla. Penso che una delle cose a cui dobbiamo pensare è che la legge sul copyright dovrebbe essere cambiata e che ci sia qualche tecnologia che semplifichi le cose. Sapete, in Giappone stiamo pensando a una legge che permetta l'uso dei contenuti senza autorizzazione, ma fornendo comunque un compenso per il diritto di utilizzazione ai proprietari di quei contenuti, così che non si abbia più quel tipo di contrasti che si hanno, almeno in Giappone, dove è molto difficile usare lavori pubblicitari. Perché in genere le persone che usano queste opere, questi lavori, non si possono permettere un avvocato. Ma mentre stiamo cercando di sviluppare quest'idea, dove abbiamo dei blogger e degli appassionati che devono coesistere con questi fornitori di contenuti, dobbiamo iniziare a pensare a nuove tecnologie. E una delle tecnologie di cui molte persone hanno parlato è il registro dei diritti d'autore. Così, mentre in passato il costo per il deposito dei diritti d'autore era molto alto perché dovevi inviare fisicamente per posta qualcosa, mentre penso che una delle idee con Internet ora è che diventerebbe veramente a basso costo qualcosa nel registro, depositare qualcosa nel registro dei diritti d'autore. Perciò dobbiamo riconsiderare l'idea di un registro dei diritti d'autore, e se ciò abbia un senso e che può risolvere una varietà di problemi e può aiutarci a seguire i vari lavori. E può anche aiutarci a comprendere tutte le componenti che fanno parte di un'opera composta da vari aggregati e può inoltre distribuire compensi di licenza. Perciò penso che ciò su cui ci siamo focalizzati molto in passato era sulla tecnologia che proteggeva i lavori dall'essere copiati, ma ora ritengo che una delle nuove aree della tecnologia sarà quella di come seguire le tracce di dove vengono usate le cose. E poi, semmai, penso che un'altra cosa estremamente importante è come trovi le cose che si sta cercando. E uno degli elementi di Common Creative è che una volta che hai etichettato il tuo lavoro e lo hai depositato, sarà estremamente semplice cercare le cose che puoi usare e il modo di usarle. E penso che uno dei problemi, una delle cose interessanti di Internet è il traffico, il problema della scoperta. In passato il problema principale era la consegna, così come trasporti questa musica da qui, dallo studio all'ascoltatore lì, mentre ora questo problema è diventato insignificante, non è più un problema ormai. Invece abbiamo un traboccamento di informazioni, e perciò se è contenuti è estremamente difficile metterlo in risalto, e perciò ora il problema è cambiato ed è come segni i contenuti e come cerchi i contenuti invece di come lo proteggi e come lo consegni. Penso che ci sia un gruppo di diversi business, così come quando è stata creata Internet, ovviamente uno dei primi business è stato creare i service provider di Internet, le aziende di posta elettronica e tutto questo genere di cose, le infrastrutture. Ma come infrastrutture, come ricercare, come etichettare, come fare strumenti? Gli strumenti, l'infrastruttura di un'economia condivisa sono la prima fase delle cose che sono state sviluppate, ma penso che casomai la cosa veramente interessante sarà che tutti i business che verranno creati usando Creative Commons e le tecnologie condivise. E così come il protocollo Internet, il TCP/IP e l'HTTP della rete permette a quel livello di essere onnipresente e perciò permette a Internet di essere onnipresente e alla rete di essere onnipresente, in modo analogo penso che Creative Commons permetterà la condivisione dei contenuti di divenire onnipresente, e si avrà un'infinità di business, così come eBay e Amazon non sono infrastrutture
infrastrutture di Internet, ma sono business creati sulle infrastrutture di Internet. E perciò in maniera analoga si troverà una serie di progetti di contenuti aperti e molti modi per noi per seguire le tracce e trovare nuovi contenuti, e ci saranno molti business che usano queste cose come per esempio la ricerca di foto, ci saranno moltissime piccole aziende, startup e innovative che nasceranno sulla base della condivisione dei contenuti quando questo diventerà più semplice e più economico da utilizzare. Perciò il primo passo sarà, mentre guardiamo avanti, che tutti gli strumentisti, i cameraman, i montatori, i fotografi, tutte queste persone inizieranno a usare Creative Commons e i motori di ricerca, e poi penso che vedremo progetti di affari che aiuteranno a sviluppare questa comunità di condivisione, e dovrebbe essere non la sostituzione dei professionisti dei contenuti, ma un enorme sviluppo di affari che coesista con i professionisti dei contenuti. Spero che ciò sia stato d'aiuto.